No, non ti voglio togliere il microfono, però Silvia, ci possiamo permettere proprio in questo momento in cui la torta si stringe sempre di più di accogliere i migranti? Dobbiamo accoglierli oppure no? Guarda, la tua domanda è, secondo me, Ma diglielo ad centrale, Abu nel senso che... Bakar. No, però ti devo chiedere una cortesia prima, se posso. Io ho portato un regalo per il sindaco, posso darglielo? Se me lo dici così, daglielo. Posso? Grazie. Allora, è una panda rossa, giocattolo. Vabbè, ma te Gliela Silvia volevo ci porti regalare sempre fuori, perché, però. dato che... No, ti ho chiesto dell'accoglienza e ci porti la panda giocattolo. Giulia, non banalizziamo Abu Bakar. Dato che gioca a fare il sindaco, almeno se gioca con questa, guarda, non prende le multe e può parcheggiare anche al Senato, tranquillo. Quindi almeno magari gioca e riesce a giocare meglio. Rispondo alla domanda. Sì, la Secondo domanda. me, in questo momento, Sì? noi italiani non siamo nelle condizioni di poterci permettere di fare la giusta accoglienza alle persone immigrate. Tra l'altro, ti do un paio di dati, così che mi sono andata a vedere. Allora, Vai, sì, vai. l'8% dei residenti in Italia Quanti? Sono immigrati. Giulia. L'8%. Quanto? Allora, di questa percentuale. I rifugiati sono 27.060 milioni. Allora, Silvia, sono andata a vedere, e io vi do i dati, poi fate voi i ragionamenti avanti, che pensate. Vai avanti, no, sono andata a vedere quanti, sono andata a vedere della popolazione carceraria invece quanta è straniera, ed è il 36%. Allora, probabilmente, se le persone vengono qua e poi non hanno un reddito con cui mantenersi, No, e di che cosa devono vivere? Secondo me sei su Marte, eh? Sei su Marte. Sono no, sono sì, te lo spiego subito. Sei su rispondi Marte. Perché poi devo tornare su Torsapiede. Sei su Marte. Sei informato. Aspetta un momento. Come possono farlo? Allora, i tuoi numeri come non so dove li hai in Svezia, riescono ad ospitare. Come Germania. Giulia, i tuoi numeri non sono veri. Abu Bakar, cortesemente, ho detto Abe. Come Germania e Svezia, no? Francia, altri paesi in Europa, riescono ad ospitarli, perché noi non potremmo farlo? Scusa, non lo sto capendo. Cioè, perché noi non potremmo farlo? Non ho capito. Perché noi non potremmo farlo? Ma cosa c'entra? No, non c'entra niente. Centrale a Milano. In stazione centrale a Milano io ho fotografato dei bambini che dormivano sui cartoni. Questa è l'accoglienza che vogliamo dare alle persone che scappano. Non stiamo parlando di migrazione, posso dire di cosa? Di guerra. Ma io ti sto dicendo. Risorse, e avevamo addirittura una storica che andava in giro dicendo che avevamo l'accoglienza che era no, fantastica. No, tu non li vorresti accogliere. Non è che non li vogliamo accogliere, non è che non li vogliamo accogliere. Sta dicendo che perché probabilmente qua si dice, noi tiriamo fuori i soldi, tiriamo fuori 35 euro, ma i soldi sono stanziati dall'Unione Europea. Capito? Abe ti chiede, tu li accoglieresti nel tuo quartiere i profughi? Noi stiamo rispondendo a questa domanda. Qual è la tua risposta? Io vivo in un quartiere in cui il 30% dei residenti sono stranieri. Quindi ti sta dicendo no? Ma io non ho problemi ad accoglierli se il comune ha, e lo Stato e il governo ha i soldi per farlo dignitosamente. Giulia, se dato che non l'abbiamo... Giulia.